ritrovati a questa nuova puntata di eMedicina, il nostro programma dedicato all'informazione sanitaria, dove oggi nello specifico parleremo del mondo del dentale e in particolare dei disturbi dell'articolazione temporomandibolare. E lo faremo insieme al mio ospite di oggi, il dottore Massimiliano Mantea, chirurgo maxillofacciale. Il dottore Massimiliano Mantea svolge la sua professione presso la casa di cura Calabro Dental di Crotone. Dottore, che cosa si intende per disturbi dell'articolazione temporomandibolare? Il paziente quali sintomi ha? L'articolazione temporomandibolare è l'articolazione più complessa del nostro organismo, un'articolazione doppia che ci consente di deglutire, di parlare, di mangiare, di respirare, ed è l'articolazione che consente il movimento appunto alla mandibola. Questa articolazione è spesso soggetta di problemi, di patologie che siano dovute all'articolazione stessa oppure a tutto ciò che sta intorno a questa articolazione. I disturbi dell'articolazione temporomandibolare si manifestano come? I segni più frequenti sono le otalgie, cioè il mal d'orecchi, i mal di testa, le cervicalgie, cioè i dolori alla cervicale, così come proprio i click, i rumori che questa articolazione può fare in apertura, in chiusura, rumori che spesso possono anche dar fastidio spesso a qualcuno che ci sta accanto. Non sempre sono sintomi che sono facilmente attribuibili a questa articolazione, a questa struttura anatomica. Spesso l'otorino è la prima persona che visita questi pazienti riscontrando che non ci sia nessuna patologia a carico dell'orecchio. Bisogna affrontare il discorso di indagini strumentali per individuare e scoprire quelli che sono le cause di questa sindrome, di questa quindi sofferenza all'articolazione temporomandibolare. Dottore, invece, quali sono le conseguenze che questo tipo di problema porta al paziente? Le conseguenze che il paziente può ricevere e subire da un disturbo dell'articolazione temporomandibolare sono dai più svariati. Il primo, il principale, è quello di peggiorare la qualità di vita, perché molto spesso questi sono pazienti che non riescono rapidamente ad avere ricevere una diagnosi di disturbo dell'articolazione temporomandibolare, quindi iniziano un loro girovagare tra vari specialisti. Specialisti che vanno dall'ognatologo, abbiamo detto, dall'otorinolaringoiatra, per la patologia spesso trigeminale associata e di cefalea, emicrania, si va dal neurologo. È tutto un percorso che riguarda la multidisciplinarità del trattamento di questa patologia, ma che spesso non viene intercettata all'inizio. Quindi da questo girovagare, da questo continuare a ricevere e a vivere con una sintomatologia che non è acuta, non è intensa, ma è una sintomatologia cronica che rende, come dicevo prima, la qualità della vita pessima, si può passare però anche a degli eventi acuti, a dei dolori proprio intraarticolari, a una difficoltà nella masticazione, a una limitazione all'apertura di bocca. Sono pazienti che nella loro storia raccontano di essere rimasti bloccati a bocca aperta, a bocca chiusa, anche per uno o due volte nell'arco della loro vita. E dobbiamo anche dire che se questo evento dovesse capitare oltre le 4 volte, vuol dire che siamo già in una fase molto grave in cui bisogna intervenire. Questi sono pazienti appunto che intraprendono un percorso e molto spesso non riescono a ricevere subito una diagnosi, quindi è importantissimo poter intercettare questi pazienti e poter subito guidarli e instradarli nella corretta terapia. Bene, dottore, e quali sono invece le soluzioni a questo tipo di problema? La terapia può essere diversa, di diverso tipo, di diverso approccio. Sicuramente è diversa la terapia se
La diagnosi fatta riguarda una problematica intraarticolare oppure se riguarda una problematica occlusale. Se riguarda una problematica intraarticolare, allora il chirurgo maxillofacciale molto spesso si occupa di andare a rendere fluida l'apertura e il movimento di questa articolazione, andando ad agire con delle procedure che sono minimamente invasive, che possono andare quindi dallo stretching di questa articolazione fino all'artrocentesi, e nello specifico si esegue un'artrocentesi a un solo ago, monoago, quindi una procedura minimamente invasiva che si fa anche in anestesia locale oppure in sedazione cosciente, che qui in struttura possiamo eseguire con estrema facilità. Se invece la problematica sull'articolazione temporomandibolare riguarda la problematica occlusale, ecco che qui interviene la figura dell'ognatologo, cioè quella figura che ci consente di andare a valutare i punti di contatto dell'occlusione dentaria in modo da eliminare quelle interferenze, quei contatti sbagliati, quella crescita anche spesso non corretta tra le strutture ossee, quindi il mascellare superiore e la mandibola, che ha determinato questa funzione mandibolare non corretta, andando a stressare quindi le articolazioni. Quindi bisogna ripristinare una occlusione corretta, cioè un rapporto tra le arcate dentarie che sia il più armonico possibile. Qual è invece il percorso che il paziente dovrà seguire? Sono sicura che spesso le faranno anche questa domanda, cioè il percorso è lungo e doloroso, cosa potrò fare e cosa non potrò fare? Il percorso del paziente non è assolutamente né lungo e né doloroso, anzi l'obiettivo principale di una corretta diagnosi e terapia è quello di alleviare rapidamente la sintomatologia. Sicuramente tutto non può prescindere da una prima visita. La prima visita deve essere eseguita con un'ortopanoramica dentaria e attenzione a eseguire l'esame di OPT, come si dice in gergo, che comprenda anche le articolazioni temporomandibolari, perché molto spesso la panoramica viene richiesta per una panoramica dentaria, si tende a tagliare le articolazioni. Qual è l'altro esame specifico proprio per lo studio dell'articolazione temporomandibolare? Non più la stratigrafia dell'articolazione, ma una risonanza magnetica delle articolazioni temporomandibolari in dinamica, cioè cinetica. Il paziente deve seguire questo esame e deve eseguire l'esame ed effettuare il movimento di apertura e chiusura della bocca. Soltanto in questo modo si riuscirà a valutare proprio bene ciò che è la struttura nobile dell'articolazione, che è il disco articolare. Fatto questo percorso e quindi impostata una corretta diagnosi e terapia, si inizierà a indirizzare appunto il paziente verso un trattamento di lavaggio dell'articolazione temporomandibolare, quindi artrocentesi, oppure si indirizzerà il paziente all'ognatologo, che inizierà che cosa? Uno studio occlusale, inizierà a creare e trasferire fuori dalla bocca del paziente quella che è la posizione e dei mascellari e la posizione dentaria, in modo da andare a realizzare quello che poi volgarmente vogliamo definire bite, ma che deve rientrare il bite in un mezzo attraverso il quale si può completare tutta la terapia eseguita. Non possiamo ridurre una terapia funzionale delle articolazioni temporomandibolari soltanto al bite, così detto semplicemente, ma è un controllo mensile appunto con l'ognatologo, che farà e arricchirà questa diagnosi anche con degli esami strumentali tipo un'elettromiografia di superficie, e che è anche questo un esame molto poco invasivo, anzi per niente invasivo. Consegnato il bite in genere, quindi devo dire, a sostenere quello che dicevo prima, nei primi 15-20 giorni dobbiamo avere subito un miglioramento della sintomatologia del paziente, che quindi ci riferirà un suo stato di salute che deve essere necessariamente migliorato. Qual è invece il consiglio che si sente di dare ai telespettatori che ci stanno guardando e quindi anche a tutti quei potenziali pazienti che da oggi capiranno di avere questo problema e che quindi dovranno affrontare questo percorso? Il paziente non deve trascurare il benché minimo sintomo. Ripeto, i sintomi possono essere più vaghi: un mal di testa,
un dolore all'orecchio, una cervicalgia, un click, un rumore. Spesso sono molto affette le donne da questa patologia perché per caratteristiche proprio intrinseche loro sono dedite spesso a tante attività lavorative, familiari che pongono in secondo piano quelli che sono delle prime avvisaglie. Ma quando percepiamo un sintomo, un qualsiasi di quelli elencati, appunto segnali, dobbiamo rivolgerci subito a un chirurgo maxillofacciale che si occupi di articolazione temporomandibolare o un ognatologo o un odontoiatra e fare una prima visita per cercare di impostare subito una terapia corretta. Grazie dottore, grazie per questo tempo che ci ha dedicato, so che è molto prezioso, quindi la lascio ai suoi pazienti, alle sue visite e anche ai suoi interventi. Grazie davvero. Grazie a voi per l'attenzione, arrivederci. E grazie come sempre anche a voi per averci seguito. Io vi ricordo che tutte le nostre puntate potrete trovarle sui social, quindi su Instagram, su Facebook e anche su YouTube. Basta cercare eMedicina e cliccare mi piace. Io vi do appuntamento alla prossima puntata con eMedicina, il tuo appuntamento con la salute.